Konnichiwa! E ben arrivati qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer. E ben arrivati a tutti qui su Wonder Boy The Dragon's Trap, pubblicato da Lizard Cube e Dotemu in collaborazione, anche con la Sega ovviamente. Questo ovviamente è un remake di un gioco storico della Sega, datato 1989, ragazzi e ragazze. E allora, abbiamo un po' nell'ultimo episodio abbiamo ammazzato il drago Mecha, che ci ha maledetto e ci ha reso draghi. Ovviamente abbiamo anche ispezionato un po' il villaggio, quello che potevamo fare. E ok, andiamo qua, vediamo un po' qua che c'è. C'è questo pozzo, buttiamoci dentro. E vediamo un po', guardate qua che figata di grafica, veramente incredibile. Poi si switcha anche l'audio con R3. Senti qua l'audio 8-bit. Va bene, ok, proseguiamo, va. Ok, siamo alla spiaggia. Ma cazzarola, sono subito caduto. Ditemi voi come fa a funzionare il fuoco sotto acqua. Bah, questo non me lo spiegherò mai, eh. Solo nei giochi giapponesi si notano cose un po' ambigue, eh. Prendi questo, va. Aio, maledetto, aio. E maledetto, prendi questo, va, crepa. Bene, così. Ok, un po' di vitalità, aio. Dammi i soldi, va? Bene, bene. Ma qua non si può andare? No, non si può andare, va bene, ok, ci abbiamo provato. Ok, rieccoci qua sbucati sulle varie isolette di questa spiaggia, di questo stage denominato spiaggia, che una volta ai miei tempi si chiamavano quadri, no? Non so se vi ricordate, si diceva, ah beh, ho superato il primo quadro, il secondo quadro. Erano altri tempi, eh. Adesso si chiama run, si chiama un stage, chiamate come pare a voi. Mamma mia, brutti sti pesci, ma che so, piranha, che so. Vabbè, prendi questo, va. Ok, bene così, dammi il turbine. Vai, vai così. Lo spari? Non sparate? Vai di sordoni, bene bene. Dai che ne abbiamo accumulati un po'. Ah, questo è verde. Ok, bene così. Sentite anche le musiche riarrangiate. Aio. Ok, bene così. Ottimo così, bene bene. Andiamo su. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Vai così anche di frecce. Vediamo un po' quante ne abbiamo, stavo per dire. Ah, ne abbiamo due frecce. E prendi questo, va. Bene così. Grande granchio, va bene, i soldoni vanno sempre bene. Va bene anche la spada. Bene così. Ma questo è blu, cavolo. Aio. Aio. Cavolo. Vai di pozione. Maledetti granchi. Ok, bene. Ok, allora vediamo un po'. Qua abbiamo tre porte. E solo queste. Dove andiamo? La prima? O l'ultima? Io direi l'ultima, va? Ok, bene così, vai così. Abbiamo preso la chiave, ottimo. Quindi direi la seconda, cioè quella in mezzo. Ok, Maya Goblin 180, scusa il maestro, 1980, che caspita è?
Maglia Goblin 180. Ok, va. Aggiudicata, bene. Ok, ma tutto qua? Dobbiamo tornare indietro, fatemi capire. Frecce non ne abbiamo. Vabbè, corriamo, va. Aio. Maledetta nuvola. Aio. Vieni, vieni. Dammi un po' di vita, cavolo, che sto un po' a secco, no? Ah, ok, qua. Risbucchiamo. Ok. Bene, la moneta è andata, ottimo così. La nostra solita fortuna. Ok. Però mi servirebbe un po' di vitalità. Cavolo, mi sono sbagliato. Ok, bene così. Andiamo di qua, va, vediamo un po' qua dove sbuchiamo. Ok, vai, che ci dà? Oh, grande, vai, un po' di monetone. Il cuore? No, vabbè. Ok, però... Dati un po' di vitalità, cavolo, che ce l'ho bisogno come il pane. Ok, vai, spara. Va bene, ok, un po' di vitalità. Bene, due, ottimo così. Bene, abbiamo ripresa. Ok, bene così. Non credo che ci sia il boss fight. Vai così, due più 5 con la fava, quasi, bene. Quindi, morale della favola, dovremmo tornare indietro al villaggio? Credo di sì, comunque vediamo un po', va. Bene, dammi questi soldoni. Allora, vediamo un po' di non cadere stavolta. Bene così, più uno, un po' spiloso. Comunque 193 abbiamo preso, bene bene. Vieni dai, fatti sotto, fatti sotto. Maledetto granchio. Ok, bene così. Prendi questo, va. Ok. Sì, zompa quanto ti pare. Bella moneta, non l'abbiamo presa, ma va bene, ce ne faremo una ragione. Bene, bene così. Vai fuori uno, fuori due e fuori tre. Bene. Che figata, ragazzi, di gioco. E niente, comunque siamo arrivati fino alla fine, per cui qua dovremmo... Ecco, appunto, presumo di tornare qui nel villaggio. Allora, abbiamo accumulato 210 soldoni. Andiamo un po' di comprarci qualcosa. Fa un bel tintinnio quando viene colpito. Difesa più 12. Vai, compriamolo, va. Poi l'armatura dovremmo averne una più potente, credo. Andiamo un po' all'inventario, perché ci abbiamo... Ah, abbiamo lo scudo d'avorio, difesa più 3. No, scudo di mitrilla, difesa più 12 è meglio. Ovviamente poi abbiamo armatura d'avorio, lucertola.
Però lucertola spara fuoco, ma vabbè, comunque insomma, o drago, non lo so, comunque maglia goblin più 24 è meglio della natura di base seconda mano più 3, bene così. Di qua abbiamo scudo di mitril, difesa più 12, qua spada di mitril, attacco più 12, bene. Ok, qua abbiamo una chiave, bene bene, ok. Grazie amico, stacci bene, mi raccomando. Ok, quindi potremo aprire là, oppure andare di qua. Vedere un po' sotto che c'è. Ah, vediamo, va. Ok, bene, vai così. Vai di tesoro, ottimo. Due cuori, ottimo, bene, bene. Ok. Ok, quindi sopra, chissà dove andremo sopra poi. Va bene, ok, vediamo un po' di andare. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato qualcosa di qua. Qua c'è la nostra dottoressa. È un'area un po' strana, la prima lezione l'offro io. Vabbè, cura gratis, vai, è stato un piacere, fatti male e torna presto, ammazza, perché. Vediamo un po' l'inventario. Va bene, ok. Ok, va bene. Ok, qui morale da fare, dovremmo andare a vedere sopra lì. No, questo è qua l'inventario. Ok. Vediamo un po' qua, va in chiesa, vediamo un po' qua che c'è, va. Wow, se avessi una faccia come la tua cercherei subito un antidoto. Vabbè. Ok, quindi vado alla favola. Allora, lì c'è l'armeria e qua sotto la spiaggia l'abbiamo fatta. Quindi, avendo la chiave, dovremmo andare lì sopra. Bene così, e lo vedremo nel prossimo episodio, va? Questo episodio, secondo episodio di Wonder Boy Dragon Strap, termina qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate pure un bel like, commentate, fagli sapere la vostra e condividete con i vostri amici. Dal vostro Giappo Gamer è tutto. Sayonara ne, e ai prossimi episodi.